Siamo pronti? Ciao Giampi. Ciao ragazzo. Giampi, stavolta l'hai fatta davvero grossa, eh? Sì, però le sfide sono sfide, vanno o accettate o si fugge. E io non sono mai andato via, per cui era impossibile misurare quel diffusore in quel contesto. Però, se ti ricordi la prova della TAD che facevamo nella sala d'ascolto di Gennaro Aversa, sai che le cose impossibili ogni tanto riescono, insomma. Sì, perché ricordiamo che qualche anno fa, parecchi anni fa, hai già portato via il laboratorio da Avellino, in quel caso a Pozzuoli, se non sbaglio, nella bellissima sala di Gennaro Aversa, per misurare le TAD. Però fu una misura, per quanto credo fosse la prima misura in assoluto di quel sistema, infatti è stato credo l'articolo più letto di AV Magazine per molti anni, però senza distorsioni, senza alcune misure che invece qui ci sono. Beh, ma la distorsione armonica in regime impulsivo fatta col Melissa non era nemmeno nata. Certo. E nemmeno l'articulation test, ovviamente, con i limiti e le mie dimenticanze. Mi sono dimenticato il DVD dell'articulation test. Dentro il contenitore ci ho trovato un CD dei Led Zeppelin. E quello dell'articulation test, ovviamente, stava qua. Comunque, volevo anche sottolineare quest'altra cosa, Giampi, che questo non è una roba one shot, cioè non è che abbiamo fatto sta cosa perché siamo matti. Questo è un test, ovvero di un diffusore importante che è difficile anche da movimentare, perché ricordiamo che le estere non pesano, se non sbaglio, quasi 250 kg, quindi, e ci sono addirittura diffusori che pesano anche di più dell'Estelon. Questo vuol dire che tu sei in grado di portare il laboratorio fuori e di misurare anche diffusori importanti, quindi non solo in dei negozi, ma anche direttamente dal distributore. Per ora. Siccome io sono, non mi va di lavorare moltissimo, sono pigro. Sì, mamma, non svegliamo troppi segreti adesso, dai, su, dai. Vabbè, ti ho preparato un bel servizio in modo che vada tu con una valigetta e non con due macchine piene di strumenti. Diciamo che stiamo lavorando per voi, quindi vabbè, torniamo all'Estelon e all'ospitalità di Alfredo Scauzillo nella sua bellissima... È stato davvero bravo, ospitale, simpatico, tutto quello che si può dire. Però poi viene da quel padre, quindi che ti aspettavi? Scauzillo, con cui probabilmente misureremo anche altre cose, perché lui è distributore, oltre che di Estelon, anche di Raido, per esempio. Ha promesso già una prova Raido. Bene, vabbè, raccontiamo la nostra prova. Quali sono state le difficoltà che hai avuto nel test di questo diffusore importante che avevamo già sentito a Monaco, nella sala di Estelon, molto ben installato, molto ben calibrato, se ricordi. E a me è stato uno dei diffusori più belli che ho ascoltato in quell'edizione. Parlammo anche col progettista, non so se ti ricordi. Mi ricordo molto bene. E che poi abbiamo riascoltato ovviamente nella showroom di Alfredo. E non andava affatto male, nonostante le dimensioni suonava abbastanza bene in quell'ambito. Sì, molto bene. Ricordiamo, un diffusore importante con un'unità medio-alti a geometria variabile, ovvero può essere alzato o abbassato, cosa interessante per adattarsi a un ambiente, soprattutto all'altezza di questo ambiente, a quanto spazio c'è tra
pavimento e il soffitto. E anche un'altra particolarità, ha il tweeter, che anche quello è possibile modularlo in profondità, ovvero ci sono vari step di posizione che si possono scegliere col telecomando, ed è un'altra chicca di questo sistema, che ha invece un'unità bassi, anche questa molto importante, e che abbiamo ascoltato con un sistema di amplificazione piuttosto muscolare, sempre Desk Auxilio. Dimmi quali sono state queste difficoltà. Voglio dire, non è un sistema che misuri tutti i giorni. Io devo averla presa un po' sotto gamba perché ero allegro quando sono arrivato. Quando ho visto le belve, mi è passata parte dell'allegria, però Scauzillo ha fatto il vuoto intorno all'Estelon. Abbiamo potuto posizionare tutti gli strumenti su un tavolo. Abbiamo potuto posizionare il microfono, a quel punto lì mi sono un po' calmato, insomma, ho detto vabbè, ce la faccio. La difficoltà qual è stata? Quella di tenere il microfono in una posizione che fosse tecnicamente corretta. Quando tu vedi un sistema così grande con i woofer e i due woofer e il medio basso molto distanziati, c'è un trucco che ho imparato con l'esperienza, è quello di mettere in controfase il midwoofer lontano. Questa cosa funziona sempre e va benissimo. Funzionò con la Focal Grand Utopia, con la Malibran e con un sacco di diffusori alti. Lo imparai quando cominciai a usare Melissa. Ti ricordo che se elimini questo concetto del medio basso e del basso, alla fine si riduce tutto a un diffusore a due vie. E là non devi fare errori. Al diffusore a due vie puoi linkare quello che vuoi. Grazie ai nostri prodigiosi software, eccetera, eccetera. La difficoltà è stata nel uniformare le tre sorgenti di bassa frequenza, perché hai voglia di parlare, i due woofer di sotto sono a terra, quindi caricati dal pavimento e sono reflex. Il woofer di sopra, che è identico, è in un volume chiuso, non accordato. Lì ci ho dovuto pensare un attimo, ammetto, però un attimo, poi l'ho fatto, insomma. La risposta che si è ottenuta non è la fine del mondo in termini di linearità, però 30 anni di misure mi hanno detto che i diffusori che mi ricordo, quelli che mi ricordo e che quindi praticamente mi hanno impressionato, non hanno una risposta dritta. Sì, lo abbiamo visto anche recentemente con le Tune Tot di Wilson Audio, mi ricordo bene. Guarda, ci stanno un paio di cose da considerare. Noi siamo figli delle misure, io poco in verità perché sto cominciando a separare bene le cose. E quando vedi un tweeter veloce come quello, è atipico poi misurare una time energy che non sia un missile, che non sia un impulso velocissimo. È una step response che non è uniformata nel tempo, posto che ciò sia possibile. Un'altra misura da valutare è la waterfall, che ha delle risonanze un po' lunghe dovute alla griglia posta sul midrange, che sembrerebbe brutta. Sembrerebbe, ma cosa hai combinato? Però osservandola bene, vediamo che il decadimento è rapidissimo. Poi sotto sotto c'è una certa lungaggine nello smaltire, ma va vista più come un segnale piccolo, quasi quasi ininfluente.
Per questo la Waterfall va letta in un certo modo, che io mi sono sempre affannato a spiegare, ma sono due le misure che mi hanno impressionato. L'impedenza, perché accidenti, è un carico difficile, tre buffer in parallelo non è che ti facciano proprio bene alla corrente, però dubito. Chi spende così, cioè, ha anche un po' di margine per prendere un'amplificazione adeguata. È quella che c'era, ma arrivava al ginocchio, quindi era più che adeguata. E l'altra misura che mi ha impressionato è stata la distorsione armonica. Non c'è, cioè a 85 dB ho misurato una seconda armonica e praticamente a livello di una media elettronica di potenza, insomma. Tanto che, se ti ricordi, ho spento tutto e ho cambiato la capsula microfonica. Mi ricordo che io ho tre capsule Bruella e Kier, per cui insomma così ho detto, tante volte non è buona la capsula. Invece la capsula era ottima, perché subito dopo, con la capsula più fredda, ho misurato la stessa distorsione. E quindi così, c'è una terza armonica che naviga sul fondo e si solleva appena appena, molto indolente, sotto i 65 dB, i meno 65 dB, a 95 decibel di pressione media. Vi ricordo che il diffusore è un 83 dB e mezzo, quindi è poco sensibile. Quindi per avere 95 dB gli ho dovuto dare un bel segnale elettrico. In gamma bassa vale quanto un eccellente diffusore, però misurato 5 decibel più in basso. E scusate se poco. Altro da segnalare, da segnalare come sempre, che la misura a terzi d'ottava è sempre molto simile alla risposta che otteniamo anecoica a 45 gradi. Vuol dire che... Quando il diffusore è ben posizionato, però. Quando il diffusore è ben posizionato e quando il diffusore è ben pensato. Possiamo dire... Che cosa dire di questa Estelon? Mo ti sembrerò blasfemo, ma è un sistema semplice, e parecchie volte la semplicità paga immediatamente, con una resa che poi è quella della Estelon naturale. Cioè, quando tu ti siedi ad ascoltare un diffusore e cominci a pensare ad altro, vuol dire che la musica sta entrando e tu non te ne accorgi nemmeno. Che i diffusori stanno lì ma non li vedi. Questo è l'equilibrio tra le parti, è la cosa più difficile ad ottenere sia in un diffusore di 200.000 euro che in un diffusore piccolissimo, 7 litri, 10 litri, eccetera. L'equilibrio fra le parti. Certo, voglio dire, gli altoparlanti di questa Estelon, il costruttore non è proprio che te li regali. Quando vedi che un woofer comincia a costare più di 650 euro, cominci a dire, accidenti. Sì, però la prestazione poi fornita da tre di questi woofer giustifica ampiamente il risultato. E il basso è quello che piace a me. Potente, ma è smorzato. Cioè il basso, come ho scritto poi nell'articolo che leggerai, risponde solo quando è interrogato, cioè quando c'è davvero una porzione. Non è quel basso latitante che si sente sempre anche quando non c'è, no? Quando non ci dovrebbe essere, no. Questo emette, la Estelon emette le bassissime frequenze quando è richiesto. Potrebbe sembrarti una cosa ovvia, ma non lo è affatto.
Molto bene, possiamo anche aggiungere, vabbè, ovviamente l'ho sentito anch'io sia a Monaco che lì a Caserta. Cosa non fa testo? Non fa, insomma, certo, volevo solo dire che purtroppo le ha già vendute Alfredo, quindi al momento non è possibile ascoltarle lì in negozio, a meno che non ne arrivi un'altra coppia, e ovviamente quando questa cosa dovesse succedere. Ma non mi sembra che Scauzillo si impressioni tanto. No, infatti no, perché comunque parliamo di un sistema dal costo di più di 200.000 euro la coppia, un diffusore importante. Diffusore che non proverà strumentalmente mai nessuno, perché chi vuoi che mandi 250 kg di diffusore più l'imballo in giro per l'Italia a fare le misure? No, no, ma penso anche al resto del mondo, eh. Sì, sì, esatto. Beh, io conosco bene l'andazzo italiano. Diffusori dal costo inferiore alla metà di questo non sono mai arrivati, perché dicevano: sei matto, io ti mando 100.000 euro di diffusore tramite corriere, vieni qua e vieni a misurare. Ed è quello che abbiamo fatto. E io credo che questo sia il primo di una lunga serie, almeno me lo auguro. Sicuramente. Magari mi vengono le crisi di panico, mi viene l'ansia, ma per adesso non... Cioè, fatto questo, Emidio, che ci abbiamo di più difficile? Beh, vabbè, penso ai diffusori ancora più importanti, penso, che ne so, ai grandi diffusori Magico, anche a Wilson Audio, alle Chronosonic con molti più altoparlanti e crossover molto più articolati. Questa è una cosa che mancherà come costante, l'analisi del crossover, perché chi vuoi stai lì, stai facendo le misure, chi vuoi che ti dica prego, smonti pure con il crossover. È una cosa nel segreto del laboratorio, una cosa che ancora si può fare, perché mai fatto. Occhio non vede. Ogni volta che mi hai detto non devi smontare nemmeno una vite, le ho smontate tutte, però non si... Sì, ma queste cose non le dovresti dire, sai, pubblicamente, così. Però, tutti i diffusori che sono stati riconsegnati, diciamo, non se n'è accorto nessuno che erano stati smontati, bisogna dire anche questo. Vabbè, ma come fai a farti un'idea di un diffusore... nella mia ottica e nell'ottica di quello che ha fatto sempre così, e non andare a mettere gli occhi, il naso, il telefonino dentro al mobile. Mi viene in mente la Magico A1, e alla fine, riavvitando l'ultima vite, ho detto: ecco, un diffusore due vie si costruisce esattamente così. Con l'accelerometro che ho messo di lato, a un certo punto ho detto: ma l'ho acceso l'accelerometro, questo non si muove, e gli stavo mandando 7 volte, non poco, insomma. Questi sono test che a me piacciono molto, mettiamola così. Anche a me, e spero, anzi sono certo, che piaceranno anche ai nostri lettori. Molto bene, Giampi. Allora, ci vediamo presto, anche perché qui stanno per iniziare le fiere quasi primaverili, perché ricordiamo che ci vedremo sicuramente a Roma il 9-10 marzo per il Gran Gala dell'Alta Fedeltà, e probabilmente anche il weekend dopo a Milano per l'edizione del milanese del Milano ai Fidelity. Diciamo, c'è un bel intasamento quest'anno di fiere. Si inizia subito dal 17-18 febbraio a Bari, col Bari High End, e poi, ripeto, a marzo già 2 appuntamenti, senza considerare gli eventi nei punti vendita, che sicuramente ci saranno,
e in cui sarai coinvolto anche tu, sicuramente. No, ma al Bari High End ci verrei volentieri. E allora, considerati già arruolato. E passi per qua, mi prendi e andiamo da qua a Bari, ma un'oretta e mezzo, Sì, insomma. devo solo allungare di 3 ore, ma Alla ok. fratta velocità, voglio dire, dai. Ok, grazie Giampi, a presto. A presto. Senti, però. Sì, ma ci metto un attimo, smonto e... Sì, ma dimmi prima qualche feedback a caldo, me lo puoi dare? Porca miseria, quanti ne vuoi? Stai già registrando, Da mo'. mi fai fare le figure di cacca. Allora, diffusore difficilissimo da misurare. Se mi posso, se posso usare più delle Focal Utopia BM. Bella, la location non è proprio una camera anechoica, insomma. Certo, sicuramente. Però con due... Anche la distanza dei. Beh, la distanza fra i woofer sotto e i woofer... Attenzione perché quello sopra è un woofer. Sì, lo Non è un medio basso. è un woofer delle stesse dimensioni, poi. 22 pollici, 22 22 centimetri centimetri. netti ed è un 25, 250 mm considerato. Sì, è un di Vite, quasi vite. 10 pollici, esatto. No, non dire fanculo che poi devo tagliare. Perché si sente insensibilissimo questo. È vero il mio microfono. Serio, serio. Però, quindi, molto Sì, un difficile. po' difficile, basta guardarla così. Un tre vie più subwoofer. I tagli che lui ha scelto sono molto bassi, per cui ha cercato di ovviare all'interazione fra i woofer a terra, che stanno quasi a terra, e il woofer che sta in alto. Questa cosa in campo di misura, in free field da misura, cioè un metro, crea dei problemi perché la parte, il woofer alto va Molto quasi distante. in opposizione di fase. Per fortuna siamo più o meno in grado di fare delle operazioni di fase Bello e questo abbiamo... pluralia maiestatis. Eh? Sei in grado, Siamo, siamo. siamo pure loro. Mi hanno Sapevo suggerito questo. come fare queste cose così. E niente, alla fine quello che è uscito è una risposta dritta, non estesissima, devo dire, perché è una cassa chiusa e i miracoli in fisica non si fanno, però fatta bene. La cosa bella che mi ha stupito è l'assenza di distorsione, cioè con un mat. Non tenevo armoniche, non vedevo seconda e terza armonica, si vedeva Il solo il tappeto. fondo del grafico. A 90, a 95 dB, quando tu in gamma bassa gli vai a dare un bel segnale, si vedeva un po' di armonica, pure perché è umano il diffusore, non è un diffusore venuto da un altro pianeta. E va bene. Il Twitter, io dicevo a loro, siccome i componenti sono Acuton, dicevo a loro, cioè, a me il Twitter Acuton non mi è mai piaciuto, invece questo mi piaceva. Beh. Tutto questo da mezzo è un grandissimo lavoro, una grandissima opera di ingegneria per come ha posizionato i componenti, per come li ha scelti e per come li ha incrociati. Per cui, chapeau. Molto bene. E grazie Alfredo, Grazie a dell'opportunità che ci hai voi. dato. Grazie a voi per la visita, siamo stati felicissimi, siamo stati un po' di ore insieme. Grazie a Giampiero che ha utilizzato i suoi super marchi ingegni qui per provare, testare e quant'altro. Ci siamo divertiti, è stata una bella esperienza. Diffusore per noi lo amiamo, Importante. fantastico, importante. Abbiamo investito, ci piace tanto il progetto, il top di gamma della... di casa Essalon, che noi distribuiamo in esclusiva per l'Italia, per cui in
invitiamo tutti gli appassionati a venirci a venire ad ascoltare, perché mo, al di là delle misure, al di là del test, esatto. Diciamo, qui è una, un negozio importante, molto bello, con una bella amplificazione, tra le altre cose. Top di gamma della Goldmund, con i finali monofonici e preamplificatore due telai, per cui è una catena molto 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 importante. Mi hanno detto che l'unica attualmente l'unica coppia che è in Europa, ci ha comunicato l'azienda, per cui è una chicca. Infatti stiamo avendo richieste anche dal fuori Italia per ascolti, e per cui è una bella soddisfazione per noi. Grazie ancora. Grazie a voi di tutto. Grazie.